Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Si è appena conclusa la fase preliminare del Julius Baer Generation Cup del Meltwater Championship Tour. Questo torneo ormai famosissimo, più che altro probabilmente per la vicenda tra Carlsen e Niemann, che continua a riscuotere successo in quanto ce ne sono sempre delle nuove. E la notizia è che potrebbero incontrarsi in finale. Infatti Carlsen ha dominato il torneo, ha perso solamente contro Niemann, senza giocare come sappiamo tutti, ma poi le ha vinte praticamente tutte, ne ha vinte 10 e 4 pareggi, come possiamo vedere qui dalla grafica, un dominio assoluto, quasi per dimostrare che non ha perso per paura contro Niemann, ma perché non aveva voglia di giocare, non aveva alcuna intenzione di giocare. Veramente ha dominato il torneo. Niemann, di canto suo, non ha affatto sfigurato, anzi, probabilmente la pressione addosso, la voglia di dimostrare di non aver barato, ha avuto la meglio perché si è qualificato come in terza posizione. Assolutamente un fantastico risultato, inoltre avendo anche vinto contro giocatori del calibro di Ivanchuk, Duda, che è la partita che vedremo oggi, ma anche vinto contro Aronian in 21 mosse, quindi veramente Niemann ha giocato un torneo pazzesco, veramente incredibile. E allora, vedremo, innanzitutto non si incontreranno subito perché ai quarti di finale Carlsen sfiderà Aronian. Nel caso in cui questa classifica sia aggiornata, perché comunque ci sono molti pari punti, quindi non sono sicuro che se CS24 abbia aggiornato anche gli spareggi. Carlsen Aronian, Erika Easy Yo, Niemann contro Li Kuang e Pragna Kramer dovrebbe essere i quarti di finale. E quindi successivamente in semifinale si incontreranno contro l'ottavo, quello che vince dovrebbe andare contro quarto, quinto, se non sbaglio. Sì. E quindi in semifinale non si dovrebbero incontrare, anzi non si potranno incontrare Carlsen e Niemann, ma si potranno incontrare in finale. In ogni caso, vediamo, voglio mostrarvi la partita tra Duda e Niemann. Vediamola subito. Cambio la grafica. Dovreste vederla. Sì, perfetto. Allora, Niemann Duda, partita veramente fantastica. Partiamo subito, E4, C5 con difesa siciliana, giocata da Duda, cavallo F3, siciliana aperta, D6, ma attenzione, non gioca qui Niemann D4, quindi in realtà non opta per la siciliana aperta, ma gioca alfiere B5, scacco. È una variante assolutamente interessante, la variante Mosca, molto posizionale e un po' anche insidiosa per il nero, che magari Duda aveva voglia di giocare la siciliana aperta. Cavallo D7, A4. A4 non è la principale, anzi è veramente una delle minori, poco giocata, anche se questo è un fatto curioso, è stata giocata da Carlsen contro Nepomniachtchi nel novembre del 2020. Cavallo F6, cavallo C3, G6, quindi ovviamente il nero, avendo già posizionato il peone in D6, decide di fiancheggiare l'alfiere in G7, quindi un po' stile dragone come configurazione dei pedoni. A5, perché questa avanzata 4-5? Perché il bianco vuole indebolire sul peone del nero. Infatti, qui vedremo che una minaccia, quella del bianco, potrebbe essere quella di giocare A6 e su B6 evitare il fianchetto dell'alfiere. Successivamente il nero giocherà appunto A6, però in questo modo che succede? Si indebolisce la casa B6. Quindi il bianco ha creato una forte debolezza nello schieramento nemico del nero. Alfiere 2, arco corto, D3, cavallo in B8. Qui è interessante questa manovra, che reputo, cioè penso sia corretta. Perché? Perché qui Duda sta cercando di capire come poter migliorare questo pezzo. E questo cavallo in D7 non sta facendo granché. Andare in E5 avrebbe poco senso perché doppierebbe i pedoni, allora lo vuole riciclare in C6. Se la partita è posizionale, non dovete preoccuparvi di perdere dei tempi. È assolutamente fattibile, non è un grande problema. Quindi saltare in B8 per prendere G6. Ovviamente, se invece la partita è aperta, quindi una partita che potrebbe essere aggressiva, tattica, non è assolutamente corretto ritornare indietro con un pezzo e quindi perdere dei tempi. In questo caso il gioco è assolutamente posizionale. Però Niemann vuole sfruttare questo ritardo nello sviluppo che in questo momento notiamo, perché comunque
cavo d'alfiere è come se non fossero mai stati mossi, anche se sappiamo che il cavo è stato mosso, e quindi vuole aprire il centro, concettualmente è assolutamente corretto. D per E5 infatti già risulta essere sbagliata, dà un leggero vantaggio al bianco. Probabilmente la mossa giusta è cavallo 8, però non è una mossa intuitiva, anche perché è una mossa super passiva, tutti i pezzi sono nell'otto traversa tranne l'alfiere, quindi mi sembra anche logico che qui Duda, la partita è semilampo, abbia giocato D per E5, che comunque non è la fine del mondo ovviamente. Cavallo per E5, alfiere 6, quindi si sviluppa l'alfiere, ora che è libero di muoversi, non ha più il cavallo di 7 che lo bloccava. Alfiere F3, cavallo in D5, si posiziona un cavallo al centro, vediamo come il nero sta migliorando proprio la sua posizione. Torre in E1, perché? Per posizionare la torre nella colonna semiaperta e quindi cercare di instaurare un attacco sul pilone in E7. Cavallo per C3, pilone per C3. Il nero è riuscito a indebolire i pedoni C del bianco, i pedoni C3 e C2. Questo è già un buon risultato raggiunto, inoltre l'alfiere sta puntando contro il pedone C3. Cavallo in C6, alfiere per C6, B per C6. Allo stesso modo il bianco fa lo stesso, indebolisce sotto il pedonale del nero, anche a costo di perdere la coppia di alfieri. Probabilmente qual è la valutazione che ha effettuato qui il bianco? Il fatto è che l'alfiere campo chiaro del nero in realtà non è così forte, mentre probabilmente l'alfiere campo scuro è un alfiere che fa più paura, perché comunque è posizionato nella grande diagonale. Quindi magari perdere l'alfiere campo scuro del bianco non sarebbe una scelta corretta, ma perdere l'alfiere campo chiaro si può anche fare. Almeno attualmente non si vede come questo alfiere possa dare preoccupazioni al bianco. Qui ovviamente si può catturare il pedone C6, però qual è il problema? Che arriva donna C7 con attacco al cavallo in C6, che viene praticamente bloccato, intrappolato. Questo cavallo non ha case di fuga, quindi per questo Nima non cattura il cavallo in C6, ma gioca al F4 per supportare il cavallo. Donna C8. Donna C8 è considerata un'imprecisione. Probabilmente C4 era migliore, anche se ovviamente non è secondo me una mossa anche qui intuitiva, è una mossa che si può trovare rapida anche se stiamo parlando di grandi maestri. In ogni caso qui la prima cosa che si pensa è vi è un pedone in presa, quindi come sempre vi dico dovete pensare qual è la minaccia del vostro avversario. Quindi qui giustamente Duda ha pensato, ok, Niemann ha giocato al F4 perché? Perché ora sta minacciando cavallo per C6. Infatti non posso più giocare donna C7, non può Duda. Su donna C8, attenzione, c'è cavallo per E7, quindi cavallo per C6 è assolutamente una minaccia. Ovviamente la regina può andare in D7, non è intrappolata, però il nero può tornare al colline 5, quindi cattura un pedone secco. Il motore consiglia qui C4 perché? Perché probabilmente dopo cavallo in E5 il neo può ritirare la regina in C8, ma forse anche in D5 che è un po' più attiva. Cavallo per C4, alfiere per C3, riesce ad aprire il gioco. E la forza della coppia di alfieri quando è che è maggiore? Proprio quando il gioco è aperto. Quindi in cambio di un pedone, un po' un sacrificio di un pedone, ottiene un certo vantaggio posizionale appunto grazie all'apertura delle linee. Qui la partita può continuare con alfiere H6, ok, qua magari vado un po', divago un po' troppo, torre FD8 su cavallo in B6, ok, vabbè, qua andiamo veramente un po' troppo. Comunque il bianco, come vedete, riesce a difendere, comunque evitare di andare in svantaggio di materiale. Quindi è vero che l'alfiere, come avete notato, attacca due torri, ma il cavallo riesce a dare pure il doppio, quindi il bianco non va in svantaggio di qualità. Ma torniamo indietro. Comunque, e questa era una combinazione assolutamente impossibile anche per i grandi maestri da vedere con 15 minuti. Se fosse stata una partita classica, sono sicuro che Duda l'avrebbe vista. Donna C8, C4... G5, secondo me qui Duda comincia un po' a sbagliare, perché comincia ad attaccare e probabilmente un po' in maniera esagerata.
Infatti tutte queste mosse di pedoni creano debolezze al nero. F6 attacca il cavallo arretra, G4 attacca il cavallo si sposta in H4, però guardate come comincia a essere tutte queste case deboli. Torre in E8, donne 2, giustamente Niemann inizia a pressare sulla colonna E, alfiere F7, F3, H5 per difendere il pedone G4, cambio dei pedoni, donna F2. Perché donna F2? Probabilmente si vuole posizionare la colonna F, in quanto magari in futuro potrebbe essere un punto di attacco il pedone F6, se il nero vuole muovere il pedone E. Questa potrebbe essere l'idea. E6, infatti, viene giocata dal nero, quindi Niemann un po' ha anticipato questa idea, e infatti con alfiere C3 si attacca il pedone F6. E5, bloccando la diagonale dell'alfiere, cavallo F5, donna in E6, torre in B1 perché? È un concetto normale, bisogna sempre posizionare le torri dove vi sono le colonne aperte, quindi dove hanno maggiore gioco. Alfiere in G6, attacca il cavallo che viene scambiato con l'alfiere, quindi già qui Niemann ha annullato lo svantaggio di coppia di alfieri e secondo me se analizziamo un attimo la posizione mi sa che concordiamo tutti sul fatto che qui il bianco ha un netto vantaggio posizionale dovuto alla debolezza della struttura primaria del nero, che è veramente terribile. Il bianco, ok, al pedone A5 isolato, però è difficile anche da attaccare, inoltre l'alfiere lo difende. I pedoni bianchi, va bene, questi in C2 e C4 sono doppiati, però come vedete sono tutti difesi. Quindi, secondo me, la struttura prima del nero è veramente assolutamente inferiore. Togliamo le frecce. Donna F5 cade qui un pedone. C'era poco da fare. Non vedo come il nero poteva difendere il pedone inoltre. Potevo vedere in realtà già catturare probabilmente anche da qui. Qui anche cavallo per G7, re per G7, donna per C5 non è affatto sbagliata. Quindi già il pedone era in presa anche prima. Cade il pedone C5, quindi il bianco va a invadere un pedone, ma non finisce qui. Infatti l'attacco continua. Torre B6, vedete come la struttura del nero comincia a soffrire ed è evidente. Donna in E7, donna F2, donna D7 per difendere l'alfiere F5. Torre in F1 attacca l'alfiere F5, ma attenzione anche al pedone F6 dietro. Quindi l'alfiere non si può muovere, è inchiodato. Re G6 unica per difendere l'alfiere in F5. D4 per aprire le linee e quindi finire la partita. E infatti ormai mancano poche mosse dopo alfiere per D4. Torre in E4, C3. C3 probabilmente per difendere, vabbè, probabilmente sicuramente per difendere l'alfiere in D4, torre in F8 difesa del pedone F6, torre B7 molto, molto interessante. Qual è l'idea? L'idea è che la regina è legata alla difesa dell'alfiere F5 e quindi non può permettersi di lasciare questa diagonale, non può catturare la torre, se no donna per F5 scacco e poi cade anche la torre. Quindi donna E6 unica. Donna H4 per attaccare il pedone F6 e attenzione, minaccia anche donna H7, quindi torre in F7 per difendere H7, torre in B8, probabilmente la minaccia è torre in G8, quindi torre H7 per difendere la casa G8 e attaccare la regina, regina G3, torre in E2, regina F4, alfiere in E4 e questo è alla fine l'errore finale che però non è secondo me una svista ma è dovuto al fatto che ormai sono tante mosse che il bianco crea minacce, la prima, la seconda, la terza, e alla fine il nero sbaglia. Sbaglia perché ha valutato male la posizione, infatti a seguito di donna per F6, donna per F6, torre per F6, re H5, qui è vero che il nero minaccia il pedone G2, ma dopo torre in E8, inchiodando l'alfiere, torre per G2, re in F1, alfiere F3, qui il bianco è in netto vantaggio dovuto alla posizione debole del re nero, soprattutto, e poi ok, al vantaggio materiale del pedone in più. Secondo me sono questi due gli elementi. E anche un altro elemento è l'attività delle torri. Le torri bianche sono più attive delle torri nere, guarda la torre in H7. E là vediamo come si conclude la partita in questa situazione. Torre 5 scacco, re in H4, alfiere F2 scacco, re in H3. Torre F5 si minaccia matto torre con torre H5, quindi qui il nero duda, è costretto a sacrificare l'alfiere, quindi dopo G3, torre per F3 non si può catturare perché
vi è vi è appunto il pilone inchiodato, re per H2, alfiere in E3, re H1, torre in G5, si minaccia il pilone in G3, torre B7, scacco, torre H2, e qui dopo torre per, pilone per, e alfiere F4, ovviamente qui con un pezzo in più, vabbè, è finita. E il nero abbandona dopo poche mosse, si minaccia di nuovo matto, scacco, scacco e abbandono. Banalmente qui il bianco può sacrificare l'alfiere, quindi cambiando tutti i pezzi, per esempio in questo modo, e il fiale di re è facilmente vinto. Si va a catturare e poi si va a promozione. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate di questa partita, cosa ne pensate di Niman. So che è un argomento molto scottante, ho visto nei commenti nei miei vecchi video che vi sono due schieramenti pro e contro Niman, penso sia normale, nessuno sa qual è poi la verità e quindi è normale che si hanno divergenze nei pensieri. Però voglio sapere cosa pensate di questa partita e del torneo in generale che ha fatto Niman e anche Carlsen. Carlsen pure ha fatto un torneo mostruoso. E noi ci vediamo nei prossimi video, quindi vi invito ad iscrivervi al canale YouTube perché commenterò anche le prossime partite di questo torneo. E spero veramente che Carlsen e Niemann arrivino in finale. Sono curioso di sapere come andrà a finire. Perché secondo me Carlsen in finale non abbandona. Carlsen vorrà vincere il torneo. E allora, ovviamente, se Niemann arriva anche in finale, non è affatto scontato. Vi chiedo di iscrivervi al canale YouTube. Vi lascio qui dei video in sovraimpressione. E vi chiedo di lasciare un like se vi è piaciuto il video. Ci vediamo alla prossima. Ciao.